Allora, siamo qui con il vice sindaco, il signor Giovanni Popoli, che si occupa del sociale e dei lavori pubblici. Io chiedevo qui al vice sindaco, intanto, le cose preminenti di primaria importanza qui in questo comune riguardanti il sociale. Ce le dica per cortesia? Sì, per quanto riguarda il sociale, direi che Castelvetro da sempre si è evidenziato nell'ambito del nostro distretto per quello che è l'assistenza, soprattutto rivolto alle fasce più anziane. In questo senso, nell'ambito di un bilancio che abbiamo approvato qualche giorno fa di 22 miliardi di lire, basti pensare che circa 1,2 miliardi lo destiniamo all'assistenza, soprattutto rivolta agli anziani. Ecco, questa è una fascia che ci sta a cuore perché solitamente si ritiene emarginata, non più utile alla società. Invece noi pensiamo che sia giusto che anche in questo breve settore di vita ci sia l'opportunità per queste persone di socializzare e di vivere una vita comunque non più diciamo impegnata sul lavoro, ma socialmente ugualmente impegnativa. Grazie, vice sindaco, quindi tutte problematiche che vanno risolte e voi sicuramente farete un buon lavoro. Grazie mille e buon lavoro. Saluto a tutti, passo la linea a Maurizio. Sapere che qua a Castelvetro ci sono due manifestazioni molto molto importanti, molto sentite, tra l'altro che portano veramente tantissimo pubblico anche da fuori. Mi trovo ora in compagnia dell'assessore alla cultura, il signor Montanari, e chiedo a lui di spiegare meglio quello che sono queste due manifestazioni. Una so che è la Dama e una è un'attrazione molto importante, particolare, che è il Mercurdo, vero? Mercurdo. Sì, partiamo dal Mercurdo, quindi ogni 2 anni il paese cambia completamente faccia, abbiamo artisti surreale, ogni cosa che sia diversa, assurda, straordinaria, si trovano qui i primi di giugno, ci riempiono il paese, fanno cose straordinarie con tantissimo pubblico. Per noi è veramente una manifestazione importante, tant'è che abbiamo deciso di valorizzarla con un museo all'aperto che rappresenta un po' tutto quello che si è stratificato negli anni di questo grande evento che è veramente unico a livello nazionale. Tra l'altro mi diceva che portano veramente tantissime persone, vero? Sì, noi contiamo un 20-25 mila persone tutti gli anni. Sono tante, è importante per noi che vengano, soprattutto è importante che si divertano. Eh beh, se vengono vuol dire che si divertono. Assessore, poi abbiamo parlato della Dama, vero? Tra l'altro abbiamo qui vicino a noi questa piazza che è appunto già predisposta a modi Dama. Ecco, parliamo meglio di questa manifestazione. Quindi un gruppo nostro locale qualche anno fa ha iniziato a ricostruire i costumi del Cinquecento, basandosi su un evento storico per cui qui c'è stato Tasso, il poeta, che ha forse scritto un passo di Giuseppe Liberato, non lo sappiamo, comunque c'è stato qui a Castelvetro, ospite dei Marchesi Rangoni, e quindi ogni 2 anni alternativamente festa a Castello, con un grande banchetto rinascimentale sulla nostra piazza e una grandissima sfilata storica che conta ormai più di 150 figuranti e che è molto vicina alle più grandi a livello nazionale come quella di Marostica sugli scacchi. Bene, quindi questo possiamo veramente dire due motivi validi per venire qui a Castelvetro. Le chiedo un'altra cosa, diamo gli appuntamenti, le date. Certamente, quindi allora il prossimo anno appuntamento a metà settembre col banchetto, il corteo c'è stato quest'anno, mentre col Mercurdo nel 2004, anche se nel 2003 però il Mercurdo attende qui tutti per un grande festival sul concetto dell'assurdo, un workshop di lavoro con università, ricercatori, occuperemo proprio del concetto dell'assurdo, cos'è l'assurdo. Bene, anche voi da casa, quindi non mancate questi appuntamenti veramente curiosi, devo dire, qui a Castelvetro. Tra l'altro penso che possiate tranquillamente prendere informazioni a quello che è queste manifestazioni all'ufficio turistico, immagino, vero? Sì, in effetti è giusto, perché lo sforzo grosso dell'amministrazione è riuscire a cucire assieme eventi culturali e eventi turistici. Quindi ufficio turistico, ufficio relazioni con il pubblico e assessorato alla cultura. Naturalmente. Bene, grazie assessore, molto gentile. Buon lavoro, grazie.
Paolo, siamo giunti al termine anche di questa puntata qui a Castelvetro di Modena. Un'altra bellissima puntata, sì, oggi veramente abbiamo visto un altro comune molto molto bello, interessante, ricco di storia, ricco di gastronomia. Confermo. Esatto, per noi è molto importante. E come di consueto siamo qui in compagnia del primo cittadino, il sindaco, il signor Maletti Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Sindaco, noi facciamo una domanda che ormai è diventata, ormai gli amici della Matriosca se l'aspettano da casa, no? Diamo un motivo a quelli che ci seguono da casa per venire qui a Castelvetro. Noi lo sappiamo, l'abbiamo già visto, c'è un panorama bellissimo, sono tante cose che meritano per venire qua a Castelvetro, trasferiamole a quelli che ci seguono da casa. Bene, allora io credo che qualsiasi cittadino, qualsiasi persona che percorre le nostre strade ha modo di rendersi conto della unicità e della bellezza del nostro territorio. Ed è per questo che credo che si merita spendere qualche ora o qualche anche mezza giornata per visitare il nostro territorio, in una parola il nostro paesaggio, la nostra cultura, il nostro ambiente e i nostri prodotti anche, quindi, che sono molto interessanti e unici. Dottor Maletti, il comune di Castelvetro di Modena è considerato la perla della collina del modenese. Parliamo comunque dell'agricoltura, che è molto ricca e fervida. Certo, le nostre colline sono considerate tra le colline più belle sicuramente della provincia di Modena, ma siamo in competizione anche con altri territori collinari ed è una caratteristica molto particolare che ci rende orgogliosi ed è per questo che cerchiamo di valorizzarla attraverso le coltivazioni, le produzioni tipiche della zona collinare come ad esempio la viticoltura. Sindaco, però una caratteristica bella di Castelvetro secondo me e che si nota subito venendo qua, quindi lo noteranno anche gli amici di Tele Santerno che avranno modo di venire a visitare Castelvetro, è che si arriva qui a Castelvetro e la parte, diciamo, la città, la parte storica è staccata dalla parte industriale, che tra l'altro sembra quasi che non ci sia una parte industriale qui a Castelvetro, invece c'è, tra l'altro molto importante come industria, vero? Però siete riusciti veramente a tenerla staccata dal centro storico, quindi uno viene qua, visita il suo centro e non si vedono industrie, non si sentono odori magari delle fabbriche così, quindi questa è una bella cosa. Certo, è una bella cosa ed è anche molto importante perché contribuisce a valorizzare ancora di più il nostro territorio e le nostre produzioni. Ma c'è da sottolineare il fatto, come giustamente lei diceva, che abbiamo una realtà industriale e produttiva molto importante, che abbraccia fondamentalmente tre settori importanti dal punto di vista industriale, che sono l'agroalimentare, che è molto forte, il settore ceramico, che è altrettanto importante perché è il terzo comune per produzione di piastrelle ceramiche, e poi abbiamo anche il settore metalmeccanico, associato a una forte economia di tipo artigianale, che comunque è molto sviluppata e diffusa su tutto il territorio. Tra l'altro, sindaco, io direi che vale veramente la pena dire da casa quelle che sono le principali vie di comunicazione, perché Castelvetro è sì in collina, ma è comodissimo come paese per arrivarci, vero? Certo, è molto vicino alle città molto importanti della nostra regione, come ad esempio Modena, che è il nostro capoluogo di provincia, Reggio e Bologna. Ad esempio a Modena bastano 20 minuti, 40 minuti circa da Bologna e un'ora circa da Reggio Emilia. Ed è per questo che chiediamo non solo di venire, ma anche di ritornare, per visitare il nostro territorio e per rendersi conto effettivamente della qualità, credo, della vita e dell'ambiente che noi possiamo offrire a qualsiasi turista che passa in questo comune. Certo, io penso che chi viene una volta qui a Castelvetro si renderà conto che deve ritornare, certo, perché vale veramente la pena. Vale sicuramente la pena ed è per questo che noi cerchiamo di valorizzare non solo il nostro territorio, i nostri prodotti, ma cerchiamo anche di mettere in rete insieme ai comuni confinanti tutte le peculiarità che gli altri comuni hanno, in modo tale che possano visitare sì Castelvetro perché è considerato probabilmente il più bello dal punto di vista collinare, ma anche per far conoscere le altre realtà che ci sono. Bene, complimenti sindaco, in bocca al lupo per grazie. I vostri progetti futuri. Grazie signor sindaco. Grazie, auguri e buon anno a tutti. Anche a lei altrettanto, grazie. Paola, siamo giunti al termine anche di questa puntata di La cittadina fiorente, sì, come si suol dire, consigliamo sia ai giovani che ai meno giovani di venire a vedere questo paese, questo perché comune, ne vale sì, veramente sì. La pena. Il comune è molto bello, pochissimi chilometri da Modena, da Reggio, da Bologna, quindi qui in collina si sta veramente bene, si mangia bene, c'è la gente che è attiva. Venite. Esatto, venite qua a Castelvetro e noi Paola salutiamo i nostri amici da casa, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. La prossima puntata. Ci spostiamo completamente, andiamo nel Ferrarese, siamo a Porto Maggiore. A Porto Maggiore.
Varese, altro comune molto molto, sai, città di porto, quindi ne vedremo. Ce ne sarà anche lì, da vedere. Benissimo. Vi ricordiamo sempre di consultare il nostro sito internet www.lamatrioska.it. Ringraziamo i nostri ammiratori. Esatto, i tuoi. Soprattutto i miei. Sì, ne hai tantissimi. Tu ne avrai due o tre, ce li hai anche tu, Mauri. Due o tre ce li hai. Ma sì, dai. Bene, ci diamo appuntamento alla prossima puntata, al prossimo martedì sera, e adesso tanti programmi con Tele Santerno. Ciao a tutti. Ciao.